Ciao ragazzi, sono Luca e pratico calisthenics, ma se state guardando questo video probabilmente non ve ne frega niente. Il video di oggi è indirizzato a tutte quelle persone che praticano palestra comunemente, quindi magari un po' più allenamenti improntati sul bodybuilding e sul powerlifting, che in questo periodo stanno svuotando i supermercati dall'acqua per creare bilancieri e manubri da poter utilizzare a casa. Prima di iniziare col video voglio dire che circa l'80% dei visualizzatori dei miei video non sono iscritti al mio canale, quindi ricordo ragazzi che se vi piacciono i miei video e se volete supportarmi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervene nessuno. Il video di oggi è molto articolato, mi ci vorrà un po' di tempo, quindi per supportarmi lasciate anche un mi piace. Visto che il video sarà lungo, iniziamo subito con la sigla. Partiamo dal presupposto che a corpo libero sarà veramente difficile isolare il singolo muscolo, a meno che voi non abbiate degli anelli, che io vi consiglio di acquistare, e se potete reperirli in qualche modo fatelo, perché con quelli riusciremo davvero a isolare i muscoli e vi permetteranno di fare 1000 esercizi in più, ovviamente qualora voi abbiate il supporto dove attaccarli. Io vi consiglio di dividere le sedute settimanali in spinta, tirata e gambe. Nelle sedute di spinta andremo a inserire esercizi per pettorali, tricipiti e spalle. Nelle sedute di tirata, dorso e bicipiti prevalentemente. E nella seduta di gambe, quadricipiti, femorali e polpacci. Per il dorso l'esercizio cardine sono sicuramente le trazioni alla sbarra. O le trazioni agli anelli se le avete. Ce ne sono veramente 1000. Presa normale, presa stretta, presa supina, supina stretta, presa larga, trazioni mezzo rom dal basso, trazioni mezzo rom dall'alto. E tutte queste trazioni possono essere rese più difficili con l'inserimento di fermi oppure di esecuzioni lente. Se non avete una sbarra o non avete degli anelli, siete un po' rovinati. No, scherzo, dai. Sicuramente gli esercizi che potrete fare saranno praticamente uno solo, ovvero le trazioni australiane su un tavolo. E anche qui diversificate tantissimo le prese per andare a colpire tutti i fasci del gran dorsale. E vi consiglio di farle con un fermo isometrico di 1-2 secondi in contrazione massima e sicuramente aggiungere delle esecuzioni rallentate vi aiuterà molto a incrementare l'intensità di questo esercizio. Per isolare i bicipiti, ragazzi, per tutti quelli che hanno una sbarra o degli anelli, si può andare a fare il curl a peso corporeo. Davvero ragazzi, andate a comprare degli anelli perché con 30 euro avete 1000 esercizi in più da poter inserire nelle vostre schede. Ok, passiamo alla spinta. Se disponete di parallele o di due sedie ben resistenti, sicuramente i dips faranno il caso vostro. Con questo movimento andrete a lavorare principalmente il petto, ma anche i tricipiti e il deltoide anteriore. Vi assicuro che anche solo 10 ripetizioni di questo movimento con una discesa controllata di almeno 3-4 secondi saranno mortali, prolungate per almeno 3-4 serie, 4-5 serie. E in più possiamo incrementare ancora di più l'intensità dell'esercizio andando a inserire dei fermi magari a 90 gradi, che è il punto più critico dell'esercizio. Ma se non disponete di parallele per fare i dips, non preoccupatevi, andremo di push up. Anche qui ce ne sono 1000 varianti. Regular, larghe, inclinate, declinate. E come sempre possiamo renderle più intense inserendo fermi ed esecuzioni rallentate. Per i tricipiti vi consiglio sostanzialmente 3 esercizi. Bench dips, che potete intensificare mettendo un rialzo sotto i piedi. Tricep extension, che potete fare tranquillamente al pavimento e andandosi a sbilanciare in avanti con le spalle renderemo sicuramente l'esercizio più difficile. E infine utilizziamo una variante dei push up, ovvero i push up a diamante, diamond push up, per andare ad intaccare maggiormente il tricipite. Anche qui vale la regola dei fermi e delle esecuzioni rallentate per intensificare tutti i movimenti. Giocate molto con questa cosa, ragazzi, e tirerete fuori un allenamento devastante. Passiamo alle spalle. L'esercizio sicuramente migliore da fare a corpo libero per le spalle, che ve le devasterà completamente, sono i piegamenti in verticale al muro. Se però non siete in grado di fare questo movimento, potete andare ad eseguire dei pike push up e mano a mano intensificarli alzando il rialzo sotto i piedi. Un altro esercizio, questa volta isometrico, per andare a intaccare tantissimo il deltoide anteriore è la limb planche.
che consiste in uno sbilanciamento da posizione di plank a braccia tese verso avanti. Deprimiamo le spalle e le protraiamo in avanti e abbiamo fatto. Il deltoide anteriore è lavorato a dovere. Regoliamo lo sbilanciamento in base al nostro livello, ovviamente. Ma parliamo di gambe, perché io sono un calistenico e non le alleno, ma voi sì. Scherzo, le alleno anch'io. Anche qui abbiamo mille tipologie di squat. Squat normale, split squat, affondi bulgari. Ma l'esercizio best a corpo libero sono i pistol squat, che io non sono in grado di fare, quindi vi mostrerò l'esecuzione di un mio carissimo amico, Sergio, di cui vi lascio i contatti giù in descrizione. Se non siete in grado di farli, ragazzi, usate un supporto per aiutarvi con l'equilibrio, perché è anche una questione di mobilità della caviglia e non è molto semplice fare questo tipo di squat. Per un focus sui femorali, io consiglio l'hip thrust o ponte glutei a terra singolo, a singola gamba, perché ovviamente si sente di più, ma se non siete molto forti di femorali, anche a due gambe va benissimo. Sempre esecuzione bella lenta per sentire la contrazione del muscolo alla perfezione, e in picco isometrico, massima contrazione, teniamo 2-3 secondi. Per i polpacci, ragazzi, classico calf raise. Carichiamoci i nostri parenti sulle spalle e iniziamo a lavorare questi polpacci. Gli addominali non dovrei neanche parlare, perché tutti conosciamo esercizi di addominali a corpo libero da fare a terra, ma siccome ho fatto 30, facciamo anche 31. Crunch inverso, plank, Russian twist, chiusura libro, leg raise. Ragazzi, sceglietene qualcuno o fate un circuito o vi massacrate a cedimento. Bene ragazzi, io spero di avervi dato qualche spunto per inserire questi esercizi nei vostri allenamenti. Fatemi sapere se c'erano esercizi che non conoscevate e che tramite questo video avete scoperto. Spero per voi che le palestre tornino attive il prima possibile. Speriamo di risolvere questa situazione in Italia, perché già stiamo impazzendo tutti. Io vi ringrazio per la visione, se sono stato un minimo utile lasciate un bel mi piace e scrivetemi un commento qua sotto. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Statemi bene ragazzi, e ovviamente allenatevi, perché vi ho dato tutti i mezzi per farlo. Bella!